Domanda, sì, però la mia domanda è in merito alla quantità del tempo che si porta nella vita a fare questo, bene o male, che noi siamo impegnati in ogni ora praticamente in cui siamo svegli, in questo viviamo così? Rav dice, allora guarda, tranne che le necessità che dobbiamo provvedere per noi, il cibo e queste cose qua indispensabili, perché noi esistiamo dentro al nostro corpo in questo mondo, al di là di questo, al di fuori di questo, noi dobbiamo preoccuparci unicamente per la connessione fra di noi, la connessione spirituale. E solo nel passare questo messaggio sulla connessione spirituale al mondo, non c'è nient'altro. Noi dobbiamo dividere le nostre vite in tre parti. Una piccola parte che non è né lodata né condannata, che è per mantenere noi stessi in questa vita corporale sempre che viviamo qui, cioè con le cose necessarie, poi connetterci fra di noi, perché se non c'è farina non c'è Torah, e allora abbiamo bisogno della farina per l'esistenza del nostro corpo fisico e contemporaneamente abbiamo bisogno anche della Torah per la connessione con gli amici e finalmente abbiamo bisogno della Torah per preoccuparci per il resto dell'umanità fino a che il Creatore sia rivelato in loro. E questo è il significato di tu amerai al tuo Dio. E questo è il verso dei Kohanim, i sacerdoti, coloro che esistono fra il Creatore e gli esseri creati. Questo è il nostro ruolo.